Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui 16 luglio Day One con The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Allora, noi abbiamo scelto di prendere questo gioco proprio perché non l'abbiamo giocato al tempo su Wii, né io e né tu. Anche se lo diciamo, siamo un po' delusi dal fatto che non è un remake, ma è solo una semplice remastered. Già siamo andati a andare bene anche perché grazie ad Amazon abbiamo risparmiato un po' sul prezzo di Day One. Non abbiamo pagato 60, l'abbiamo pagato sui 45-50. Però prezzo normale, diciamo, per esclusive Switch dopo un anno o due. Quindi per un Day One va più che bene. Appunto. Cominciamo subito. Ah, quindi noi partiamo totalmente in blind. Non sappiamo proprio niente di questo. Vabbè, a parte la trama che abbiamo anche letta quando abbiamo fatto il video dell'uscita del mese, sul fatto che loro vivono sopra le nuvole, non sanno che sotto le nuvole c'è qualcosa. Questo è un racconto tramandato da voi umani da infinite generazioni. Ah, bella questa schermata di base, fammi fare lo screen. Sì, sì. Inizia. Ho visto così, sembra proprio wow, però ho detto, noi personaggi come si vedono non piacciono. No, vabbè, Link e Zelda non ci piacciono proprio, infatti, come si vedono. No, è il personaggio Link, sì, perché per quanto è personalizzabile, Link è Link, non è uno scemo qualunque. Infatti, non si può cambiare il nome. La trama, come detto, c'era questa tipo dea che per salvare tutti da questa sorta di mostro che sta distruggendo il mondo, penso sia questo, ha innalzato tutte le isole, cioè alcune isole nel cielo, oltre le nuvole. Però queste qua persone che ormai sono passati anni e anni e anni dicono, ma quella è una leggenda, una favoletta, non sotto le nuvole non c'è nulla. E invece c'è. Skyward Sword. Sembra tipo uno scioglilingua. Simpatico questo uccello. Questi uccelli sono Solcanubi. Sono quelli che hanno fatto anche nell'amiibo. Quello blu c'è, cioè, l'amiibo sì, con sì. Zelda. Adesso noi proveremo forse la prima mezz'oretta e poi lo continueremo sempre in live alternandolo con Monster Hunter Stories, che sta proseguendo in live. Ci stiamo divertendo un sacco. Però non è che siete proprio male. No. Anche da modalità TV non è che si vede male. Vabbè, in realtà sembra... ho letto in una recensione che in portatile è 720p con 60 fps, in TV è 1080 con 60 fps, quindi è supportato bene. Però quello che stavo dicendo è che sembra tipo un acquerello, sembra tipo un dipinto lo sfondo almeno. Pensavo che stavi dicendo che sembrano delle caricature tipo... Link. Link, è giunto il momento di aprire gli occhi. Molto presto sarete travolto da un destino sorprendente. È il momento di destarsi. Link! Link! Ehi, addio, scemo! Sta condividendo. È un quadro o sta alla finestra? No, sta alla finestra. Ah, sta alla finestra. Io che cosa inquieta? Caro signor Pigrone, scommetto che quando riceverai questa lettera starai ancora dormendo. Indovinato? Buongiorno, Link. Oggi è il giorno del battesimo del volo. Non te ne sarei dimenticato, vero? Zelda. Firmato Zelda. Ah, ok, sì, infatti per ruotare la telecamera mi stai dando spontaneo di girarla così. Non fa nulla, però premendo L invece gira. Voglio provare questa cosa. Un po' macchinoso. Un po' strano, perché di solito ormai noi giocatori siamo abituati proprio con le levette e basta. Sì, infatti... l'idea di premere un altro tasto per ruotare la telecamera ci sembra un po' strano, no? Eh no, è stranissimo. Pensa già che in alcuni giochi tipo Kingdom Hearts 1 io già mai dicevo il fatto che tu dovevi girare la telecamera con L2 e R2. Adesso so atto di doverla fare addirittura con due tasti, è veramente scomodo. Possiamo aprire. Vestiamo? Ho trovato una prima blu. Ci abbiamo preso i soldi da noi stessi. Scusa, che questo è l'armadio nostro. Vabbè, forse si deve comprare qualcosa. Diciamo, mi viene quasi la cosa di giocare la telecamera fissa senza muoverla, però... No, vabbè, però penso che serve comunque muoverla. Bene, questo non dovrebbe essere open world, penso sia un classico Zelda. Sì, sì. Devo dire la verità, però, non mi aspettavo che la grafica mi disturbasse di più, invece no, è molto carina.
Perché appunto sembra tipo sfumato come gli acquerelli, tipo pennellate. Quello sì, no, infatti pure devo dire che cioè, rispetto a quello visto nei trailer che sembrano veramente bruttini. Comunque, siete carina come stile grafico. Cioè, se in questo momento non sapessi che è una remaster, dovrei pensare pure che è un gioco fatto apposta con questo stile. Sì. Buongiorno Link, oggi è il giorno del battesimo del volo, vero? Avrei voluto partecipare anch'io, ma sono stata eliminata dalle selezioni. Oggi resto a custodire la scuola. Devo anche portare questi botti alla mensa. Hai tanto avuto vedere la Se tua. botti, no, ne bo Ah, hai tanto avuto la tua sagoma librarsi in cielo, Link. Guarda come Ah, sono forte. vorrei fare il forzuto, Link. No. Devi Cuoca! portarla alla cuoca, vai. Cosa? Tagliala in testa. Link, avevo chiesto a Gentilosso di farmi il favore, ma va bene così. Oggi è una cerimonia importante, sarei molto impegnato, ti ringrazio. Però è sfizioso, dai. Sì, è bello. E ricordiamo, questo è stato un po' sminuito al tempo suo per colpa dei comandi della Wii che erano troppo difficoltosi. Volevano fare delle cose troppo speciali che non era fattibile. Però se ci riuscivano Portare anche l'altro, i soldi. Buongiorno, Link. Sei pronto per il battesimo del volo di oggi? Tutti gli altri sono nella piazza a esercitarsi, ma tu sembri piuttosto Non te ne rilassato. frega un cavolo. Io so il canubio di avere un bel esemplare di Carminio. Allo scorso battesimo del volo ho vinto col mio sul canubio. Ah, non abbiamo detto che comunque la serie la pubblicheremo in ogni caso sul secondo canale. Oggi è il giorno del battesimo del volo, eh? Ricordati delle teorie che ti ho spiegato io, il maestro Asio Otus, e di quelle del maestro Cornelio. Ehi, Link! Di qua! Buongiorno, Link! Oggi è il giorno del battesimo del volo. Ti senti in forma? Vorrei dirti un paio di cose. Inquadrami così possiamo fare due chiacchiere, tipo con la fotocamera o col cellulare. Questa è proprio una cosa da vecchi giochi, Eh eh. sì. Ti stai guardando. Ah, Esattamente, ricorda sempre di inquadrare qualcuno per rivolgergli la parola. di guardare in faccia, no? Anche se non c'è nessun bersaglio da inquadrare, è molto comodo perché ti permette di centrare la visuale in avanti. Da qui comunque si sente il peso degli anni. Buongiorno Link, vuoi allenarti subito per il battesimo del volo? Un appuntamento. Ah, devi vedere Zelda, eh! Beh, allora capiti proprio a fagiolo. Gepora, il padre di Zelda, sai, Tuo è suocero. tuo suocero. Il direttore della scuola, beh, la sua Fifì è fuggita. Guarda! Non vuole scendere da lì. Il direttore è troppo impegnato a preparare la cerimonia insieme a Zelda. Beh, se ne sbatte. Scusa, ma teniamo su uccello che vola, che non posso prendere Boh? l'uccello. Perché? Sei diventato Assassin's Creed, sei diventato Ezio. Ma perché da quando credo questo è come se fosse appunto una beta di Breath of the Wild, che già voleva fare queste cose in più. Ah. Però c'era l'intenzione, ma non era, capito? Non ero in grado, ho Non è capito. riuscita a farla a pieno. Uè, Fifi! Ecco di qua, ne sei brutto, No, non è vero. mamma mia. Mamma mia, proprio il cesto. Che devo fare? Tipo pinguino di Mario 64. Oppala! Oh, è morto! Ah, ok. Oh mio Dio, che infarto. Oh, La dai, terza volta se ne vola oh! Che lassù. palle, se arriva lassù. Ah. Dai. Dov'è? Boh, è là. È là, sto tornando su, dai. Certo, il Link fa questi salti con questo animale in mano. Perché poi mi guardo così intensamente? Ah. Oh, me l'hai riportata sana e salva, grazie. È stato proprio gentile, Link, eh. Fumetto che è affamata, adesso le darò un po' di cibo. Come dice il detto, aiutati che la terra aiuta. No, comunque è bruttissimo questo Link. Non si... Rispetto Vabbè. al Link di Breath of the Sì, è Wild, non si... molto L'eroe brutto. Vai, canta. condotto. Anche Zelda non scherza, eh. Ma soprattutto forse sarà il naso. La bocca pure. Il mio Salcanubi ti ha svegliato per bene, Link. Ma tu ti ricordavi dell'appuntamento? Preferivo un altro tipo di risveglio. Ehi, visto che bel vestito che...
Che bel vestito e che bel strumento. Sono gli accessori da dea per la cerimonia di oggi, il battesimo del volo. Non so quante volte ce l'hanno detto. La ripeterò 100 volte. Bellissimi, vero? Soprattutto questo strumento. Si dice che la dea delle leggende ne avesse uno uguale. Il suono che produce è meraviglioso. Mio padre dice che si chiama lira. E anche il vestito è splendido. Questa stola l'ho confezionata con le mie mani. La userò per la cerimonia. Modesta, sta Zelda. Infatti. Allora, che ne pensi? Ma. Ma. No, dici ma. Ma poi non è che non ci vuole più. No, dici ma. Cosa? Se non mi sta bene. Fa abbastanza cagare. Zelda, eccoti qui. No, il padre lo voglio prendere. Ah no, fallo tu. È tutto pronto per la cerimonia? Ah, padre. È insultato questo qui. Oh, Link, sei già qui. Incredibile. Oh mio Dio, che cosa hai agli occhi? Allora, non si vede, cara. È tipo un pesce. Di solito sei un title migliore, non averti votato giù dal letto, vero? Sai, oggi sarai il campione del battesimo del volo. Potrei presenziare la cerimonia per entrare nelle grazie di mia figlia. Perciò impegnati al massimo. Ecco, a tal proposito. Padre, ascolta. Ultimamente Link non si è esercitato per nulla nel volo. È uno sfaticato, incompetente pure. Di tanto in tanto cavalca il solcanuba, solcanubi, ma solo per fare qualche giro in cielo. Non potrà mai essere il campione se non è in grado di cavalcare con la massima disinvoltura. Oh, sta scelta, mi ha fatto bene e faceva cagare sul vestito. Non ti scaldare così, Zelda, non rompere le palle. Il battesimo del volo è proprio il modo giusto per provare il legame e intesa tra uomo e solcanubi. Non si diventa campione tanto facilmente. Il popolo di Oltrenuvola ha una grande particolarità, come sai. Ognuno ha un solcanubi legato a sé, con cui condivide l'esistenza. A tutti noi viene donato dalla dea questo uccello guardiano. Il solcanubi, simbolo della protezione divina. Qui davanti alla sala della dea, tutti da bambini abbiamo incontrato il nostro solcanubi. Così sarà anche per te, ma nel tuo caso, Link, è successo qualcosa di diverso rispetto agli altri. Il solcanubi che si avvicina a te è straordinariamente raro. La specie dei carmini. Dei carmini. Dei carmini, forse. Carmini, Si credeva estinta. Si chiama Carmine il nostro solcanubi. Noi con esemplari di Carminio siete legati da un fato misterioso. Zelda, ti ricordi il primissimo incontro tra Link e il suo solcanubi? Oh, che chiacchierato! Quando eravate piccoli? Già dai primi... Poi si risponde lui da solo. Stai facendo tipo un monologo. Io lo ricordo nitidamente. Fosti gelosissima del loro legame, al punto di arrabbiarti terribilmente. E sei cavalcata tu. Credo che sia normale mi dia un tipo di legame forte ancora, come quello che c'è tra Link e il suo solcanubi. Chiunque abbia qualcosa di speciale e raro verrà sempre invidiato da qualcuno. Purtroppo è la natura delle cose. Padre, non prendetela tanto alla leggera. Il battesimo del volo è strettamente legato alla prova della scuola d'armi, no? Beh, se non si affronta nel migliore modo il battesimo del volo, la prova, ecco, non si può essere valutata obiettivamente. E dai, Zelda, su, mamma mia, che palle! Come ti scaldi quando si tratta di Link, eh? Sei tutto un fuoco. Infatti ho letto che dicevano il fatto che sono intesi come Link e Zelda due amici, però è proprio palese che non sono amici, capito? Ah. Si sbattono. Dai. Comunque, Link, bando alle ciance, esercitati. Ti farò fare qualche prova nell'ultimo minuto. Dell'ultimo minuto. Mi sono nell'ultimo minuto, sì, è un minuto prima. Vieni qui, forza. Allora, dunque, come al solito salta da qui, lanciati e chiama a te il suo canubi. Il battesimo del volo inizia a momenti, quindi fai tutto per bene. Te lo chiedo per favore, Cosa che intendi? Che significa che non riesci ad avvertire il tuo solcanubi? Bene, buon volo! Link, forza! Vabbè, premi e chiamo il solcanubi. Non viene! Non viene. Il solcanubi non si fa vedere, mi sa che l'hai accoppato. Accidenti, che fa se butta anche lei? Lei ce l'ha l'uccello, vedi? Ah. Ma dov'è? Link, tieni forte! Tieniti forte.
Voi due, state bene? Perdonami, amico fedele, io è stata colpa mia. Come ti senti? Per fortuna state bene, ma che fine hanno fatto i soccanubi di Link? Non risponde alla richiama del padrone, è insolito. Link, quello che dicevi era vero, mi spiace. Tu intanto vai a cercare il tuo soccanubi. Oh beh, figlia mia, hai sicuramente ragione. Bene, spiegherò io al maestro Cornelio quando è successo. Link, di recarsi nella mia stanza. Link, io lo faccio riposare un po'. Prova a chiedere aiuto in giro, forse qualcuno ha visto il tuo soccanubi. Dove c'è se mi butto? Amore. Beh, andiamo. È arrivato! Noi della squadra di soccorso siamo sempre pronti, ma fai attenzione, brutto scemo. Vaffanculo. Devo andare da questo Cornelio, scusa. Era al cesso? Dai, muoviti, che dobbiamo fare le cose importanti. Non c'è il cesso. Eh Ah, no, è tipo solo una maschera, no. quindi a me non fanno nulla dentro. C'è qualcosa che schifo, ci siamo immersi pure. Link, che ti è successo? Che ti è successo? Sei pallido. Cosa? Non trovi più il tuo Solcanubi? Questo è un vero problema. E pensi di riuscire a ritrovarlo? Vai a cercarlo. Ma non riuscirei mai a fare in tempo per la cerimonia. Comunque è proprio carino come gioco, tralasciando adesso l'impostazione vecchia. È venuto un cuore. Che sicuri stanno così? Vabbè, per curarci. Ehi, Bado, sta di aspettare il problematico, sai? Ah, no, non è quello. Al nostro coso, il canone. Quel coso lì è bello tosto, le reste della famosa leggendaria specie dei carmini. Però, per quanto forte, voglio proprio vedere come se la svigna da lì. No, come ti permetti? Lasciaci il nostro Solcanubi. Gaspo, Link, da quanto è che stai? Serve qualcosa? Ah già, il battesimo del volo. Sono qui da me, il sicuro campione di provarmi con piani stay del tipo ti prego fammi vincere, perché muoio da restare solo sotto consenso alla cerimonia presso la strada della Dea, vero? Ma che paghi è questo gioco? 12. Ah, vabbè. E invece ci sarà qui presente a sbattermi Zelda. Vuoi sempre impegnarti per il secondo posto? Ti lascerò le briciole. Come, come? Il tuo pollo rosso è sparito? Oh, e com'è possibile? Non è che si è perso, dove sarà mai finito? Riportamelo. Cosa? Io non ho proprio idea di cosa tu stia parlando. Mi piace la parte dell'amichetto d'infanzia di Zelda, eh? È sempre lì a prendersi cura di te. È sempre lì appiccicato al suo culo. Che ne pensi di essere un po' più corretto? Sono proprio gli smidolati come te che insultò l'onore e il buon nome della nostra squadra d'armi. Chi è che insulta cosa? Bado, Zelda? No, ecco. stai di nuovo tormentando Link, un po' l'amica, sai questa. Siamo tutti amici alla scuola d'armi, non è così? Allora perché tratti sempre male Link? No, ma io... Cosa, dimmi? Oh, ma io... Ecco... Successo? Niente, niente di niente. Quei tre, e se fossero stati loro a prendere il tuo Solcanubi? Link, proverò a cercare dall'alto. Entra qua. Io l'hanno chiuso qui. Oh, l'hanno chiuso qui. Oh, uccello mio. Perché non sei più uscito fuori? Come faccio a prendere? Rotta la cascata, insieme a segnare di creature succhia sangue. Oh mio Dio! Oh no, Sto succhiando il pollo! no, no, mio Come Dio! faccio? Non posso prendere una mazza. Beh, Ma è nudo! comunque l'abbiamo trovato l'uccello, dobbiamo solo liberarlo. Link, stavo giusto cercando te. Ho saputo che il tuo soccanubio è scomparso, vado a fare ricerche. Ne ho parlato con Genti Rossi e ho fatto una marea di domande. Scusa Link, volevo dirtelo prima, ma se Bado venisse a sapere che te l'ho detto. Bado si assicurò che tutti stessero zitti. Forza! Digli la verità! Poco fa ero in mezzo a fare pulizia e sono di Bado e gli altri due. Mi sono accorti di me si consultando su come nascondere il tuo soccanubi. Avevo pensato di avvertirti, ma mentre lasciavo la mensa mi hanno visto. Mi hanno detto che se fossi venuto a dirtelo non me l'avrebbero fatta passare liscia.
Fatto sta che il padre e gli altri hanno intenzione di catturare il tutor Canubi e nasconderlo vicino alla cascata. L'abbiamo già trovato. Dunque la cascata è... Dammi un secondo la mappa. Ora quindi, dove si trova la cascata, credo? Lo sappiamo. Perdonami, Link, sono davvero un fifone, perdonami. Ma Link, se inizia di andare alla cascata è mio che ti porti almeno una spada, Poi ci sono parecchie creature strane ultimamente. Poco fa ho visto entrare nella palestra di scherma al primo cavaliere, potresti chiedere a lui di prestarti una spada. Ehi, Link! Nonostante oggi sia il giorno del battesimo del volo, vuoi fare un po' di pratica con la spada? Bene. Nella stanza qui dietro c'è la tua spada, vai a prenderla. Io resterò qui, non esitare a chiedere se hai qualche dubbio. È venuta la spada di allenamento. E vabbè, per prendere una cosa ti deve fare tutto questo... sceneggiata. No, ti devi esercitare, dove vai, dove corri? Ehi Link, non puoi portare via le spade da qui. Che credi di fare? Portarmene una via di nascosto? Scema. Che? Non trovi più il tuo sul Canubi? Vuoi andare a cercarlo? Allora va bene, non posso negartelo. E la cosa positiva è che durante questi salti, no? Non è che sono io che sono bravo a saltare, che per fortuna con lo sprint salti in automatico. Ah. Ah, posso venire? Manca... Oh. Mi sono stancato. Stanca un poco. Vai. Uccello mio! Uccello mio! Carmine, dove sei? Carmine! Ah! Oddio, che schifo è! Carmine! È morto! Non sai l'ingresso, scusa. Ah, schifo! La faccio. Per uno sprint. Io mi serve di Carmine. No, non lo vedo purtroppo. Stupido questo. Ah! Qua sta all'ingresso perché se ne andano via. Oh, se ce ne andano proprio in punta alla grotta. Dov'è? Si esce. Mamma mia, sto pipistrello. Batte. Via. Cioè. E dov'è? Uscito, schifo, la poteva uscire su. Link! E ti gridi. Oh. Come immaginavo, eri tu, Link. Mi avevano detto che ti eri diretto dalle parti della cascata. Cascata, così ho pensato di darti una mano dall'alto. Come vanno le ricerche? Della cascata è una grotta chiusa lì dall'alto. Come vanno le ricerche? Hai trovato il tuo sol Canubi? Cello mio! Dio, eccoci. Carmine, sei tu? Eccolo! Scusa, noi come abbiamo fatto a vederlo se era chiuso qui? È il tuo sul Canubi! Uccello mio! Penso devi lanciare sti barili. No, le funi! Come fare? Ecco. Ma dobbiamo essere precisi, però. Sto scendo! Eccolo! Libero! Poi ciao! Bene, Link, veloce, salta in groppa e voliamo al punto di incontro per il battesimo del volo. Link, hai mai pensato a cosa potrebbe esserci sotto le nuvole? Tutti pensano che non ci sia nulla, ma io la penso diversamente. Secondo alcuni scritti antichi di mio padre, esisterebbe un posto chiamato Terra, addirittura più esteso di oltre nuvola. Nessuno ha mai approfondito, chissà perché i sol Canubi non volano attraverso quelle nuvole. Ma... un giorno vorrei tanto attraversarle. Scusami, non è il momento per questi discorsi assurdi. Guarda, anche lui ti aspetta, Link. Ok. Risponderà sicuramente al tuo richiamo, sta qua. Sennò è infame proprio. Ma non rispondo. Ah.
Questi non si fanno proprio domande, quindi questi hanno rubato il successo. Infatti. Forse che hai trovato il tuo pollo alla fine. Però non è giusto, forse devi aspettare che la gara cominci da stamattina che siamo tesi noi. Per te riservano sempre un trattamento speciale, anche se sei solo uno sfaticato schifo. Ormai sei quasi un adulto, ma non vai da nessuna parte se non c'è Zelda che ti accompagni, eh? Sei proprio uno sbidollato, lo sai, sembra attaccare alla sottana di una donna. Io sono l'amichetto d'infanzia di Zelduccia, staremo sempre insieme. Credi di essere forte, non è così? Vado, non fa che ripetere che sarà lui a sposare Zelda e staranno sempre insieme. Non sarei così sicuro di me se fossi al tuo posto. Il vincitore sarò io a ricevere dalla dea da Zelda il manto magico. L'ha fatta a mano Zelda stessa, non posso certo lasciarmelo scappare. Ah, quel manto magico lo porta Zelda e presto sarà nelle mie mani. Sicuramente avrà questo dolcissimo profumo. E poi ci sarà la cerimonia in cima alla strada della dea, noi due da soli. E visto che non ci sarà nessuno a tarparmi le ali. Ahahahah, Ah, ahahah. vulgarissima! Vado! Dietro di Cosa c'è? Non rompetemi le palle. Oh! Cosa dicevi? Visto che non ci sarà nessuno a tarparti le ali? No, ecco. Link, per fortuna hai ritrovato il tuo solcanubi. Potremmo sbatterci. Potremmo batterci ad armi pari. Ci vediamo dopo, Zelda. Non perdi un attimo della mia splendida performance, Ad armi pari, dice lui, aveva proprio qualcosa da ridire in merito. Link, non dare retta a quello che dicono, piuttosto concentrati, io credo in te. Il battesimo del volo sta per iniziare. Link stava per essere escluso, ma per fortuna era ora è tutto risolto e siamo al completo. Bene, lasciate che vi spieghi le regole. Il primo che raggiunge il Solcanubi e prende la statuetta è il vincitore. Ecco tutto qui, avete capito? In occasione del 25° anniversario, il conferimento avverrà sulla piattaforma tra le mani della statua della dea. Poi questo perché sono già uscito per i 25 anni di Zelda. Ah, beh, 10 anni fa. sì. Quest'anno, per desiderio della rappresentante della dea, sarà un oggetto da lei stessa realizzato. Come sapete, la rappresentante della dea quest'anno è la Dolce Zelda. Via! Non fare brutte figure, dai! Dobbiamo vincere. Ce lo vai. Dai, Ce... su! Aiuto! Ma dove stai andando? Sei quasi, vai! Oddio! Non fare brutte figure! Ecco! Ehi tu, sarò io a vincere, capito? Dai, ti torno! Ehi, come ti permetti di dare fastidio a Bado? Prendi questo! Oddio, mi stanno menando! No, lasciate stare a Carmine! Dai, dai! Hai tenuto la statuetta, simboleggia la tua vittoria nella gara di oggi. Zelda sarà orgogliosa di te. Link! Oh, cosa fa? Pazza questa Zelda, eh. Link, congratulazioni per la vittoria! E Ma mi dai? ora finiamo la cerimonia, andiamo sulle mani della statua della dea. Dea che ci proteggi sin dai tempi antichi, io ti invoco. Concedimi la grazia di rappresentarti in questa cerimonia. Eroe vittorioso, ricevi la benedizione della dea, così come previsto fin dai tempi più remoti. Possiate tu e il tuo Solcanubi godere della sua protezione nei più alti cieli che solcherete. Oh, si spoglia, eh? Ah, non si toglie quel mando. Ciao. Dove si è 18? Ricevi il candido manto delle danze celesti, intriso della grazia della dea. Sarebbe sudore suo, eh? È tenuto il manto magico. Adesso puoi attenere dolcemente anche le altezze vertiginose. E adesso il gran finale della cerimonia. Di che si tratterà mai? Forse l'hai già capito. Forse sì, dai. Vediamo se è vero. Oh. Cosa fa? Devi planare da qui. Vedi quel grande cerchio di pietra laggiù in basso? Quando atterrerà al suo interno, la cerimonia sarà conclusa. Salta da qui prima di toccare al suolo, vabbè, sì. Cos'altro è atterrato? Di botto. Aspettare la fine?
aperto solo per un secondo. Però guardandoli di più, non esiste abituale, non sono proprio male, No, 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 sono bruttissimi. dai. Sì, però dico, sono comunque simpatici. Senti, Link, hai vinto. C'è un tempo meraviglioso, questo vento leggero e delizioso. Ti andrebbe di dare un bel volo tra Di le... fare. Ah! Di fare un bel volo tra le nuvole prima di tornare? Si dice così, quindi nel popolo dei soccanuti, Eh eh. sì. Non Ci facciamo una volata. dimenticherò mai questa giornata. Tu che solchi il cielo con maestria, io che insaccisco la tua vistoria nelle vesti della dea. È stata davvero una giornata memorabile. Oh! Oddio, cosa succede? Ma quello! No! Cosa? Che succede? Link, no! Link. Vi attendevo, giunto il momento di destarsi. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio per affrontare la grandiosa missione che vi attende. Link! Ti sei svegliato! Quando il tuo soccanubi ti ha portato qui svenuto, ero terrorizzato. Sia tu che lui siete totalmente illesi, per fortuna. Link, che è successo a Zelda? Non eravate insieme? Mia figlia! Che le è successo? È volata e penso sia morta. Io non so, eh. Non so, non ero Lei responsabile. mi doveva dare qualcosa, poi... Capisco, un vortice oscuro. Non sembra una normale tempesta. Stai calmo! Link, a proposito di Zelda, hai notato qualcosa di strano in lei? Qui Zelda le ha parlato della Terra e tu hai avuto sogni ricorrenti riguardo a un grande compito. Oh, scusami, quello che dici mi dà da pensare, ma non credo che tu c'entri qualcosa. Se Zelda è con il suo soccanubi, allora sta nel salvo, ne sono sicuro. Di notte è inutile fare alcuna ricerca, c'è poca luce e stento si vede, io vado a sbattere sempre nei muri. Link, vedrai che Zelda sta bene, ne sono certo. È rimasto proprio appeso. Sì, è morto, Mary. Ok, comunque ci fermiamo qui, continueremo la nostra avventura. Non sappiamo se stasera in live o domani, vediamo un po' in base al tempo. Devo dire comunque che, a parte alcune meccaniche un po' macchinose e la grafica non proprio soddisfacente, il gioco comunque sembra molto carino e Sì, interessante. la storia sembra molto interessante, quindi io non vedo l'ora di continuarlo. Poi non ci sono, non è per nulla doppiato, quindi doppieremo noi al 100%. Grazie a tutti, fateci sapere cosa ne pensate di The Legend of Zelda Skyward Sword qui nei commenti. Noi lo continuiamo su Twitch e poi lo caricheremo sul secondo canale. Ovviamente notificato sempre qui sul primo, quindi potete andare anche nella playlist e trovare qui sul primo canale tranquillamente. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!